Vediamo ora quali sono le formule che permettono di calcolare l'intensità della forza di attrito radente, statico e dinamico. Da un punto di vista sperimentale si vede che l'attrito radente dipende da due cose: dalle superfici a contatto, quindi la superficie inferiore del mattone e la superficie del piano, e l'altra cosa è la forza che schiaccia il mattone, l'oggetto contro il piano, si chiama forza normale. La parola normale perché significa in geometria perpendicolare, quindi la forza che schiaccia l'oggetto perpendicolarmente contro il piano. Questo è intuitivo perché se l'oggetto viene premuto con più forza contro il piano, questi legami elettrostatici che si formano tra la superficie dell'oggetto e quella del piano saranno più intensi. Del resto è anche intuitivo: se noi schiacciamo un oggetto contro il piano, l'attrito diventa più intenso. E si può anche verificare sperimentalmente che se noi lo schiacciamo con una forza doppia, allora anche l'attrito raddoppia. Se noi lo schiacciamo con una forza tripla, l'attrito triplica. Quindi questo vuol dire che la forza d'attrito radente è proporzionale alla forza normale che schiaccia l'oggetto contro il piano. Anche la dipendenza dalle superfici a contatto è logica, perché una cosa è avere per esempio acciaio che striscia sul ghiaccio, l'attrito sarà poco; un'altra cosa è avere per esempio la gomma, un oggetto di gomma che striscia su un piano di cemento, lì l'attrito sarà molto di più. La formula che tiene conto di queste cose che abbiamo detto è questa, cioè la forza d'attrito statico, valore massimo, perché abbiamo visto che l'attrito, se può, fa il minimo indispensabile, ma per calcolare il valore massimo che può raggiungere dobbiamo tener conto delle superfici attraverso questo coefficiente che si chiama coefficiente d'attrito statico. Dipende dalle superfici che sono a contatto, per esempio abbiamo detto un blocco d'acciaio su una superficie di ghiaccio, oppure un blocco di gomma sulla superficie, una superficie di cemento, e ci stanno tante altre combinazioni. Esiste una tabella sul libro Amaldi a pagina 97 che fa vedere alcune di queste combinazioni di superfici e fa vedere che questo coefficiente d'attrito statico è maggiore in certi casi e minore in altri in base alle superfici a contatto. Dopo la vediamo meglio. E l'altra cosa che abbiamo detto è che l'attrito diventa più intenso se lo schiacciamento dell'oggetto contro il piano è maggiore. Lo schiacciamento è la forza normale. Qui vediamo la relazione di proporzionalità diretta che dicevamo prima. Se la forza normale raddoppia, raddoppia la forza d'attrito statico massima. Se triplica, triplica anche la forza d'attrito. Per la forza d'attrito dinamico vale una formula identica, con l'unica differenza che il coefficiente non è più quello statico, ma è il coefficiente d'attrito dinamico. Anche questo riportato nella stessa tabella di prima. Il valore del coefficiente d'attrito dinamico è leggermente inferiore rispetto a quello statico, perché l'attrito dinamico, abbiamo detto prima, che è un po' più debole dell'attrito statico. In questa tabella su Wikipedia sono riportati i valori dei coefficienti d'attrito statico per diverse combinazioni di superfici. Per esempio, legno su legno, coefficiente attrito statico 0,50, quello dinamico un po' meno, 0,30. Questo simbolo si legge mu o mi, sarebbe la lettera greca m, l'antenata della nostra m, quindi si legge mi rs, vuol dire coefficiente d'attrito radente statico, mi rd, coefficiente attrito radente dinamico, acciaio su acciaio e così via tutti gli altri casi. Intanto vediamo che i coefficienti d'attrito non hanno l'unità di misura. Questo è in accordo anche con le formule, perché questa forza d'attrito si misura in newton, e la forza normale anche, e quindi qua in mezzo questo numero non deve avere l'unità di misura, così newton uguale newton, è lo stesso qua. Poi vediamo che i coefficienti d'attrito sono praticamente tutti compresi fra 0 e 1. Il valore più basso si avvicina a 0 quando l'attrito è piccolissimo, come un oggetto d'acciaio che praticamente galleggia su un sottile strato d'aria, come nell'esperimento della rotaia a cuscino d'aria, dove esce un velo d'aria, un soffio d'aria da un binario, e il carrellino d'acciaio non striscia sul binario ma rimane sospeso scivolando sopra un sottilissimo velo d'aria. Vediamo il coefficiente d'attrito statico e dinamico molto piccoli. Invece in fondo abbiamo gomma asfalto
il coefficiente d'attrito arriva fino a 1. Questo vuol dire che l'attrito è molto grande, quindi i coefficienti d'attrito sono compresi fra 0 e 1, quando sono vicini a 0 vuol dire che l'attrito è molto piccolo, quando sono vicini a 1 vuol dire che l'attrito è importante. Qui ci sono altri esempi, vediamo che gomma asfalto bagnato, i coefficienti d'attrito sono più bassi rispetto a gomma asfalto asciutto, quindi quando la strada è bagnata si scivola, si slitta di più. Vediamo anche legno sciolinato neve, coefficienti d'attrito molto bassi, quindi questo è qualcosa che è utile per gli sciatori. E poi legno cartone, questo ricordiamolo perché faremo un esempio con questi due coefficienti d'attrito, 0,32 l'attrito statico, 0,23 il coefficiente d'attrito dinamico. Dunque, riassumendo, il coefficiente d'attrito statico o dinamico, se è piccolo, vicino a 0, la forza d'attrito viene fuori piccola da questo calcolo. Se invece questi coefficienti d'attrito si avvicinano a 1, la forza d'attrito risulterà più intensa.